dal cielo e poi del sole noi tutto questo sei. È la più antica manifestazione di quartiere della città e da ben 34 anni è diventata un appuntamento fisso dell'estate fanese. È la festa della Cresciamatta a Tre Ponti di Fano che ancora una volta ha riscosso un grande successo di pubblico grazie all'impegno e all'organizzazione di decine di volontari con la maglietta azzurra guidati dal patron della cooperativa Gino Bartolucci. L'evento, che si inserisce tra le iniziative campagnole della Proloco Fanum Fortune, ha preso il via giovedì scorso con una cena e una tombola di beneficenza a favore della popolazione terremotata di Preci ed è proseguita fino a domenica con musica, stand gastronomici, balli e novità con una gustosa oca in porchetta. Che cosa avete ordinato? Oca. L'avete assaggiata, dunque com'era? Buonissima, veramente buona, sì. Guardate quante belle tavolate, c'è davvero tantissima gente. Sentiamo questi signori, che cosa avete mangiato? Buonasera. Buonasera, abbiamo mangiato il fritto e la cresciamata, per forza. Quella è immancabile. Immancabile. Avete mangiato bene? Benissimo. E la festa non finisce qui, perché stasera si torna a ridere con il consueto appuntamento a Crepapelle, il concorso di barzellette dialettali e non, previsto alle ore 21 al teatro BCC Arena, a presentarlo i comici del San Costanzo Show. Tre giornate stupende, un peccato che ha fatto quattro gocce verso le 20, se no avremmo fatto l'emplane, però cosa è stato questa 34? La novità importante? Cresciamatta, oca in porchetta, 130 oche sono volatilizzate. E le cresce invece? Le cresce 2000, 1500 piedine, chi più ne ha più ne metta. Ci vediamo nel 2019. Senz'altro saremo sempre qua, con l'oca in porchetta naturalmente. E con tutta la squadra della cooperativa Tre Ponti. Evviva!